Ragazze, ciao a tutte, lo so che mi state dando della pazza, ma io ho rifatto un altro acquisto della ditta EMI. È più forte di me. È più forte di me. Ho resistito per anni senza acquistare niente dalla EMI, ora mi sto dando la pazza gioia. Quindi vi faccio vedere, visto che mi fa tanto piacere condividere con voi, i miei acquisti. Allora, questo kit è il kit Gemti, se si dice così, gel. Allora, che ve lo faccio vedere anche sul catalogo. Eccolo qua. Gel decorativo senza dispersione. A cosa servono questi gel? Allora, questo è un kit di 8 colori con vasetti da 5 ml. Questi sono i colori che sono all'interno, che ora vi farò vedere. Allora, l'uno vengono 15,50 euro. Tutto il kit viene, l'ho pagato, 110 euro. Eccolo qua. Allora, cosa dice qua? Mi sto annodando. Allora, dice prodotto innovativo per creare preziose manicure in due semplici passaggi. Polimerizza solo la lampada EMI, o un minuto in LED, insomma, vari tempi di polimerizzazione. Fatele polimerizzare bene perché questi qui vanno a spessore. Quindi, ovviamente, avendo parecchio prodotto, insomma, facciamole polimerizzare bene. Anche con la futura, comunque, si darà un bel giro di 2 minuti. Quindi poi le proverò e vi farò sapere con precisione. Allora, grazie all'assenza dello strato di dispersione, non richiede l'esecuzione di ulteriori passaggi dopo la polimerizzazione. Perfetto con le apposite collezioni di Charmicon e Nile Dress, che poi vi farò vedere che anch'io ho acquistato qualcosa. Colori lussuosi con effetti scintillanti come le pietre più nobili e preziose che diventeranno decorazioni regali. Allora, guardate che carine. Carine. Ok, vi faccio vedere. Allora, dicevo, sono 8 pezzi, queste sono le colorazioni che troverete all'interno. Ve li faccio vedere. Le scatoline della EMI sono dei kit, sono veramente sempre graziose. Peccato che non ci sia l'italiano, però vabbè. Sarà uguale. Allora, qui abbiamo questo, che è questo meraviglioso giallo scintillante. Poi sto spiaccicando il gel ovunque, proprio quei tappini. Allora, poi abbiamo questo. Che questo è un rosa. Eccolo qua. Poi abbiamo questo che è il perlato. Eccolo qua. Non vorrei spiaccicare il gel ovunque. Poi i tappini li butterò sicuramente. Io li odio quei tappini. Poi abbiamo questo che è un verde, mi sembra, dal colore sembrerebbe verde, dal nome. Wow, bellissimo! Meraviglioso! Molto bello! Poi abbiamo questo. Upla. Ed eccolo qua. Wow, anche questo è meraviglioso, ragazze. Guardate che riflessi fantastici che ha, viola e poi un verde acqua, stupendo. Bellissimo. Poi abbiamo Ruby. È rimasto il tappino appiccicato qua su. Non mi metto a fuoco. Eccolo. Bellissimo anche questo. Molto molto bello. Andando avanti abbiamo il turchese.
Eccolo qua, bellissimo anche lui, molto molto carino. Sto spiaccicando ovunque. E infine abbiamo lui. Wow. Faccio vedere. Meraviglioso anche questo. Allora, molto molto belli. L'unica cosa è che sono abbastanza scuretti. Quindi c'è un po' di tutto, eh. Questi sono chiari, questo è chiaro e questi qua sono più scuretti. Belli, 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 belli. E poi mi sa che escano comunque sia altri colori per quanto riguarda questi tipi di gel per decorazioni. Mi sembra che esce un altro kit, Marione Mail. Un altro kit, però, sono da invece che da 5 ml, mi sembra da 2 ml. Se non sbaglio, comunque vedremo quando usciranno. Mi sembra, insomma, di aver capito così. Quindi contentissima di questo acquisto, vado avanti, vi faccio vedere. Allora, questi praticamente sono quelli in cui diceva qua nella descrizione che si possono usare per decorare con questi gel gemma, insomma. E ve le faccio vedere. Allora, ho preso questa fantasia. Vi faccio vedere anche il codice qua dietro, così nei commenti non mi chiedete niente perché vi faccio vedere subito il codice, quindi prendete appunti. Poi ho preso questi, sono oro e argento. Questo è il codice. Questi qui vengono all'incirca sulle 6, 6,65, insomma il prezzo è quello. Anche questi animaletti, questi insetti disgustosi, però carinissimi da decorare con i miei nuovi gel. Quindi ho preso questi, questo è il codice, poi ho preso queste qua due e vi faccio vedere i codici. Eccoli qua, guardate che carine, carinissime. Poi ho preso sempre questi da decorare ovviamente con quei tipi di gel. Parte vestiti, però eccolo qua. E infine, per quanto riguarda questa linea Charmicon, se si dice così, va bene. Comunque, questi fiorellini mi piacevano tantissimo, molto, 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 molto. E questo è il codice. Poi ho preso anche il Nile Dress, che sono questi qua due. Allora, ho preso questa fantasia, questo ed è questa nel dress vintage. E poi ho preso questa fantasia, eccola qua, e questo è nel dress Roman Holidays. Carinissimo, molto molto carini. Poi ho acquistato anche questi Nile Crust, se si leggono così, leggono così. Allora, qua ci sono tanti orsacchiotti, tanti coniglietti, il topolino bellissimo, veramente carino. E questo, ho questo codice. E poi ho preso questo qua che è un effetto rettile. Ce n'erano due o tre, mi sembra, come modelli. Ho preso questo. E il codice, eccolo qua. Vedete? Molto carino, molto 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 carino. E questo è ciò che ho preso. Qua ce ne sono veramente tanti per quanto riguarda
c'è questi tipi di decorazioni da riempire con gli impasta. Cioè, questa ditta qui mi piace perché io non sapendo un granché disegnare, loro usufruiscono tanto di adesivi, di sovrapposizioni di adesivi e quindi mi piacciono veramente tanto. Poi non è uno stile che piace a tutti, eh? Però io lo adoro, francamente. Volevo prendere anche queste polverine che però non avevano. Allora, non le trovo, vabbè, non avevano disponibili perché l'avevano. Eccoli qua. L'avevano terminate tutto al Cosmo Prof. Ma appena entrano me le mandano. Quindi presto sicuramente ci sarà un altro video in cui vi farò vedere altri acquisti della ditta EMI. Ok ragazzi, questo è tutto. Vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao!